siamo arrivati ad un anno molto interessante, il 1616. Molto interessante perché il nostro Galileo, che ci accompagna sempre attraverso Cosimo II, deve in questo momento affrontare una prova estremamente difficile, ma anche lo stesso Cosimo II è impegnato in un vero e proprio duello. Galileo sapeva di essere osservato dai Domenicani di Santa Maria Novella per il sostegno alla tesi copernicana, e noi sappiamo che aveva cercato in un certo modo di difendersi, di trovare una protezione ancora superiore rivolgendosi a Cristina di Lorena, e nel 1615 noi abbiamo visto questa lettera a Cristina di Lorena, senza però un risultato. Galileo sa che i Domenicani Santa Maria Novella sono pronti a denunciarlo alla Inquisizione, e sappiamo che due padri del convento di Santa Maria Novella denunciano Galileo all'Inquisizione, padre Caccini e padre Lorini. Padre Caccini e padre Lorini vedono in Galileo un eretico perché chiaramente sostiene la tesi copernicana. La Chiesa ufficiale sosteneva invece la tesi tolemaica. Galileo dunque denunciato alla Inquisizione. In ogni città principale era presente l'inquisitore che era accanto al vescovo. Quindi noi possiamo immaginare la trafila. Galileo viene denunciato dai padri Caccini e Lorini alla Inquisizione di Firenze. L'Inquisizione di Firenze trasmette a Roma i dati relativi a Galileo. In Toscana esisteva solo un luogo privo di Inquisizione, un luogo che gli stessi medici avevano voluto con queste caratteristiche: Livorno. Livorno come porto internazionale era nato in un modo straordinario. Cosimo I già aveva scelto il porto di Livorno, piccolo borgo di pescatori, come nuovo sbocco sul mare dello Stato toscano. Francesco dei Medici, il figlio, aveva portato avanti la costruzione del porto di Livorno, ma chi aveva realmente terminato il porto era stato Ferdinando I. Ferdinando I, il padre di Cosimo II, e aveva realizzato una grande fortezza, aveva realizzato il porto con tutte le sue strutture, la darsena, grandi magazzini. Ferdinando I aveva creato tutto il centro abitato di Livorno. Molti criticavano Ferdinando I. Era stata creata una città, ma gli abitanti dov'erano? Per Ferdinando I nessun problema, gli abitanti sarebbero arrivati. E Ferdinando I emanò una legge, divenuta poi celebre, attuata con provvedimenti successivi, una legge in base alla quale chiunque si fosse recato a Livorno rinasceva. Non si sarebbe guardato a religione,
sarebbe guardato a razza. Non si sarebbe guardato a condanne ricevute o in sospeso, non si sarebbe guardato a mandati di cattura. Chiunque fosse arrivato a Livorno veniva accolto e poteva iniziare una nuova vita. Ecco dunque che perseguitati politici di tutta Europa, perseguitati religiosi di tutta Europa, delinquenti di tutta Europa, dove si ritrovavano? Tutti a Livorno. Naturalmente da quel momento la legge doveva essere rispettata, ma per creare delle condizioni di vita a persone con queste caratteristiche, Livorno non aveva inquisizione, non aveva vescovado, non aveva ghetto per gli ebrei, anche i musulmani erano liberi. Quindi Livorno era un'oasi incredibile all'interno del Gran Ducato. Se Galileo avesse vissuto a Livorno, non c'erano problemi. Ma Galileo era a corte a Firenze e la corte fiorentina aveva un inquisitore. Ecco dunque una denuncia. Galileo deve presentarsi a Roma. Cosimo II fa di tutto perché il procedimento a Roma sia un procedimento non vessatorio per Galileo. Qual è l'accusa? L'accusa è di sostenere le tesi. Cosimo II ha un abile ambasciatore a Roma, Piero Guicciardini. Curiosamente, l'attuale conte Guicciardini, noto architetto, Piero Guicciardini, ha lo stesso nome, vedete, del suo antenato che era in quel momento ambasciatore a Roma. E l'ambasciatore a Roma è incaricato di accogliere Galileo. Galileo deve apparire come un membro della famiglia Medici. Dove deve essere ospitato? Nella sede dell'ambasciata a Roma. Da chi deve essere ospitato? Dall'ambasciatore stesso. Dunque Galileo deve apparire accanto a Cosimo II, accanto direttamente a Galileo. Naturalmente si prendono contatti con la Santa Sede. Chi è Papa in quel momento? Paolo V Borghese, esponente di questa celebre famiglia romana, ancora oggi esistente, che è legata proprio alla massima realizzazione. Ancora oggi, se voi guardate la facciata della Basilica di San Pietro, realizzata dall'architetto Maderno, commissionata da Paolo V Borghese, voi cosa leggete entrando in San Pietro? Paulus Quintus Burghesius. Cioè, addirittura San Pietro, la sua facciata, è legata a Paolo V Borghese. Per non parlare del parco più celebre di Roma, Villa Borghese, residenza della famiglia Borghese. Ecco dunque un dialogo molto interessante. Cosimo II cerca di tutelare Galileo e ci riesce. Viene incaricato di esaminare Galileo un celebre teologo della Compagnia di Gesù. Un teologo famoso, un esponente di primo piano della Riforma cattolica o contro riforma. Ecco, con
comparire Roberto Bellarmino. Roberto Bellarmino, teologo, cardinale della Compagnia di Gesù, è incaricato di esaminare la diretta. La scelta è una scelta inappuntabile dal punto di vista teologico. Un cardinale fra i più culti, fra i più celebri all'interno del Sacro Convento. Ma Roberto Bellarmino ha un aspetto molto interessante. Di dove Roberto Bellarmino? È di Monte Pulciano. Dunque, Roberto Bellarmino di chi è suddito? Certamente è un cardinale di Santa Maria Chiesa. Ma la famiglia Bellarmino che risiede a Monte Pulciano, cioè tutti i parenti del cardinale di chi sono sudditi? Di Cosimo II. Ancora oggi, se voi andate a Monte Pulciano, trovate il palazzo Bellarmino. Dunque, Roberto Bellarmino, quando esamina Galileo, quale atteggiamento tiene? Un atteggiamento di comprensione, un atteggiamento conciliante, un atteggiamento teso a ottenere un preciso risultato. Bellarmino è un uomo di grande cultura, non è un uomo di vedute ristrette. Sa benissimo che la questione è una questione dibattuta, il centro dell'universo, la scuola tolemaica, la scuola copernicana. Cosa dice a Galileo? Dice a Galileo che la Chiesa si è espressa in modo preciso. La tesi copernicana è una tesi che non può essere sostenuta, ma che può essere discussa fra studiosi come ipotesi matematica. Ecco dunque due piani diversi. La Chiesa ufficialmente riconosce la tesi tolemaica più legata alla interpretazione letterale della Bibbia, ma riconosce agli studiosi la possibilità di discutere, di dibattere la tesi copernicana come ipotesi matematica. Questo è il punto, una ipotesi matematica. Galileo è già felice di questo risultato. Dunque, la tesi copernicana può essere discussa, dibattuta tra studiosi come ipotesi matematica. Vedendo il cardinale Bellarmino ben disposto, Galileo osa l'incredibile, chiede al cardinale Bellarmino di metterlo per iscritto. Si può discutere fra studiosi la tesi copernicana come ipotesi matematica? Bellarmino gli dice certamente, glielo metto per iscritto. Sì? Ma qualora la Chiesa avesse ammesso l'errore, cioè che aveva la tesi di Copernico, la tesi di Tolomeo, e che il danno gliene sarebbe venuto, se il Papa avesse ammesso l'errore sbagliato? Allora non si poteva ammettere, perché si metteva in discussione la Bibbia. Quindi la Chiesa non poteva ammettere che la Bibbia sbagliasse. Siamo in piena controriforma, in piena lotta contro i protestanti. Non è una questione scientifica, è una questione di immagine dell'autorità papale della Chiesa. Per questo si giungerà poi alla condanna di Galileo. Quindi non è in gioco un problema scientifico, è un problema di potere politico in questo momento. Quindi la Chiesa non poteva ammettere. Già Bellarmino fa un'eccezione, perché Bellarmino dice che con l'ipotesi matematica si può discutere.
e l'armino di Prometeo che è descritto, ma aggiunge che questa tesi può essere discussa e dibattuta soltanto fra studiosi e non deve essere giudicata. Cioè, in sostanza, che Darmino mette in guardia Galileo dal discutere, diffondere la tesi copernicana pubblicamente, ma di restringere eventualmente una discussione a pochissimi studiosi che trattano di questioni astronomiche sul piano matematico. È però un trionfo per Galileo, che esce da Bellarmino e viene addirittura ricevuto da Paolo V Borghese. Cioè lo stesso Papa, a questo punto, desidera incontrare Galileo, soprattutto perché anche il Papa sa che dietro a Galileo c'è Collio II dei Medici, e lo stesso pontefice Paolo V Borghese vuole mantenere ottimi rapporti con la famiglia Medici. Quindi nel 1616 questo momento, deve essere un momento drammatico, una denuncia da parte dell'Inquisizione non porta a niente, porta semplicemente a una raccomandazione, così noi possiamo definirla, a una raccomandazione Galileo può discutere solo fra studiosi come ipotesi matematica della centralità del Sole nell'universo. Galileo dunque torna a Firenze trionfante. E chi è trionfante? Cosimo II. Cosimo II che è riuscito a superare un momento drammatico, contentissimo, felice, e poi l'ambasciatore Guicciardini. L'ambasciatore Guicciardini si era espresso prima dell'incontro con grande preoccupazione, perché Galileo aveva un carattere focoso e temeva l'ambasciatore Guicciardini che di fronte a contestazioni Galileo si infiammasse, si irritasse. Lo dice chiaramente l'ambasciatore Guicciardini in lettere che scrive a Firenze prima dell'incontro. Galileo si infuoca. Era noto Galileo per il carattere sanguigno. Se uno lo contrastava, Galileo dava in escandescenza. Quindi sarebbe stato capace di dare in escandescenze anche di fronte al tribunale dell'Inquisizione? Questa era la preoccupazione dell'ambasciatore Guicciardini. Galileo invece è un diplomatico, per cui si limita a ascoltare e a precisare. Naturalmente, vedete, i piani sono molto chiari. Una cosa è la divulgazione, una cosa è un dibattito fra scienziati come ipotesi matematica. E quindi tutto si risolve nel modo migliore. Questo anno, 1616, è un anno dunque molto importante per Cosimo II e per Galileo, perché il primo attacco mirato contro Galileo, contro la tesi copernicana, è stato praticamente sventato. La possibilità di discutere di questa questione come ipotesi matematica è considerato già un grande successo. Cosimo II pensa in questo periodo anche alla propria immagine,
all'immagine della corte, questa corte che lui cerca il più possibile di accreditare come una corte estremamente colta, brillante. Certo, Cosimo II ha figure straordinarie dal punto di vista scientifico, come Galileo Galilei, che impongono all'attenzione generale il nome dei medici e lo rendono estremamente efficace. Ma Cosimo II pensa anche che la tradizione toscana e soprattutto la tradizione della corte toscana debba essere irrobustita con un'opera che è già stata pubblicata, ma che è necessario riproporre all'attenzione per creare una base di comportamento di più alto livello. Qual era il problema? Molti esponenti, anche di famiglie elevate, avevano dei comportamenti che potevano essere scorretti a tavola, negli incontri. Occorreva quello che comunemente si dice il galateo, occorreva il galateo. Ma chi aveva scritto uno dei più celebri galateo? Un fiorentino, Giovanni della Casa. Giovanni della Casa. E il galateo di Giovanni della Casa, il galateo di Giovanni della Casa, un testo molto significativo, molto importante, era stato pubblicato la prima volta nel 1558, quindi sostanzialmente negli anni di Cosimo I del 1558. E cosa fa Cosimo II? Fa ristampare il Galateo della Casa. Quando lo fa ristampare? Nello stesso 1616. Quindi noi vediamo pubblicato a Firenze di nuovo questo testo eccezionale. Il Galateo della Casa, di Giovanni della Casa, è ristampato nel 1616 e presentato come il testo di riferimento per la vita di corte, il testo di riferimento per una famiglia di elevata posizione sociale, il testo di riferimento per chiunque voglia apparire degno di stare in una società più elevata. Ecco dunque apparire di nuovo il testo di Della Casa. E il testo di Della Casa è un testo molto interessante, scritto poi in modo estremamente brillante da Della Casa. Naturalmente è una cosa cinquecentesca. Qual è l'obiettivo da raggiungere? Voi sapete che l'obiettivo della buona educazione, quello che era considerato l'obiettivo della buona educazione fino a non molto tempo fa, era quello di passare inosservati. Questo è il principio base della buona educazione. Passare inosservati. Cioè comportarsi in modo da non suscitare né disapprovazione né approvazione. Un comportamento perfetto, per cui la persona ha un atteggiamento che tutti possono gradire, apprezzare, rispettare, perché un atteggiamento conforme a ogni regola. E cosa ci dice Della Casa? Diciamo dunque che ciascun atto che è di noia ad alcuno dei sensi
e ciò che è contrario all'appetito e ciò che rappresenta alla immaginazione cose male da lei gradite, e similmente ciò che lo intelletto ave a schifo, spiace e non si deve fare, perciò che non solamente non sono da fare in presenza degli uomini cose laide, fetide, schife, stomachevoli, ma il nominarle anche si disdice, e non pure il farle ed ricordarle dispiace, ma è zianio il ridurle nella immaginazione altrui con alcuno atto suo noiarle persone. Ecco, vedete, questo è il prospetto del Galateo di Della Casa. Sconvenevole costume, ecco che entriamo nei dettagli e vediamo cos'è veramente sconveniente. Sconvenevole costume è quando qualcuno mette il naso in sul bicchiere del vino che altri deve bere. Voi siete a tavola, viene uno che mette il naso nel vostro bicchiere. Questo era soprattutto rivolto corte, alla vita di corte, un grande ufficiale. O mette il naso sulla vivanda che altri deve mangiare per fiutarla. Anzi, non vorrei io che egli fiutasse pur quello che egli stesso deve bersi, cioè nemmeno annusare il proprio bicchiere, poscia che dal naso possono cadere di quelle cose che l'uomo abbia schifo. Vedete come entra proprio Della Casa nel dettaglio. Né per mio consiglio porgerai tu a bere altrui quel bicchiere di vino al quale tu avrai posto bocca e assaggiato, salvo che egli non fosse teco più che domestico. E molto meno si deve porgere vela o altro frutto nel quale tu avrai dato dimorso. Vedete, e Della Casa è veramente singolare. Ma lui esamina tutti i comportamenti. Sono alcuni che camminando levano il piede tanto alto come cavallo che abbia spavento e pare che tirino le gambe fuori da uno staio. Altri percuote il piede in terra sì forte che poco maggiore è il rumore di un carro. Tale gitta uno dei piedi in fuori, tale brandisce la gamba, chi si china ad ogni passo a tirar sulle calze, e chi scuote le groppe e pavoneggiasi, le quali cose spiacciano e non si devono fare. Ecco, anche camminare è importante, si deve camminare non mettendo i piedi troppo alti, non battendo in terra un grande rumore. Non sta bene grattarsi sedendo a tavola.
si deve guardarsi più che si può da sposare a tavola. Debbono guardarsi tutti da prendere il cibo sì ingordamente, tanto che si genera talvolta singhiozzo o altro spiacevole atto. Non sta bene fregarsi i denti con la tovaglia a tavola. Meno che mai vuol dire né risciacquarsi la bocca e sputare il vino, sta bene, né levandosi da tavola portare uno stecco in bocca a guisa d'uccello che faccia il suo nido, o sopra l'orecchio come barbiere. Ecco dunque, vedete, tanti comportamenti curiosi, che della casa registra in modo incredibile, e tante sono le pagine su cui ci potremmo soffermare, ma quello che è più interessante qual è? L'idea di riproporre questo testo, l'idea di considerarlo un testo base per ottenere presso i porticari un atteggiamento conforme a quello che è la norma, a quello che è la regola. Ecco dunque come della casa ha segnato, noi lo possiamo ben dire, la cultura del Cinquecento. Ma non solo ha segnato la cultura del Cinquecento, ha segnato anche la nostra cultura, perché il testo di Della Casa ha avuto una fortuna straordinaria. Ci sono poi passi incredibili. Non conviene a gentiluomo costumato apparecchiarsi alle necessità naturali nel cospetto degli altri, né quelle finite rivestirsi in loro presenza, né tornando si laverà egli per mio consiglio le mani dinanzi a onesta brigata, con ciò sia che la cagione per la quale egli se ne lava rappresenti nella immaginazione qualche cultura. Per la medesima cagione non è buon costume quando ad alcuno vien venuto per via, come occorre alle volte, cosa stomachevole, il rivolgersi ai compagni e mostrarla loro, e molto meno il porgere altrui a fiutare alcuna cosa puzzolente, come alcuni sogliono fare con grandissima istanza, accostandocela al naso e dicendo: sentite come pute. E come questi e simili modi noiano quei sensi ai quali appartengono, così il piruginare i denti, lo stridere, lo stropicciar pietre aspre, il fregar ferro piace agli orecchi. Sono ancora di quelli che, tossendo
e starnutendo fanno sì fatto strepito che assordano altrui. E di quelli che in simili atti spruzzano nel viso ai circostanti. E trovasi ancora tale che sbadigliando urla e raglia come asino, e tale con la bocca aperta vuol pur dire e seguitare il suo ragionamento, e manda fuori quella voce o piuttosto quel rumore che fa il muso quando si sforza di favellare. Ecco, vedete come della casa è incredibile nella sua ricostruzione dei comportamenti. 1616, anno dunque estremamente ricco e interessante, perché noi troviamo nel 1616 anche un'altra figura straordinaria, e questa figura è quella di uno scozzese, di un erudito scozzese. Questo erudito scozzese si chiama Thomas Dempster. Thomas Dempster. E Thomas Dempster è uno studioso della classicità, un giurista molto noto allora, e nel 1616 Cosimo II, con una apertura internazionale straordinaria, offre a Thomas Dempster la cattedra di diritto alla Università di Pisa. E gli ha mandato Thomas Dempster a insegnare diritto romano alla Università di Pisa. Questo è un dato molto interessante. Uno scozzese, un erudito scozzese, chiamato a Pisa da Cosimo II per insegnare. Naturalmente, in quale lingua insegnava Dempster? In latino, e quindi era facile comunicare, anche se lui ovviamente non conosceva in modo adeguato la lingua italiana. E Thomas Dempster è uno studioso della classicità, uno studioso del mondo antico, e Cosimo II coglie una opportunità straordinaria. Cosa vuole Cosimo II da Dempster? Cosimo II è affascinato dall'antichità della Toscana, e Cosimo II è affascinato dal mondo etrusco in modo esplicito. Ma questo mondo etrusco per quando è conosciuto? È conosciuto attraverso alcuni reperti che occasionalmente sono venuti alla luce. Proprio Cosimo I, suo nonno, ha cercato il più possibile di valorizzare l'eredità etrusca sotto il profilo archeologico. È stato molto fortunato Cosimo I. Sono venute alla luce, mentre governava, alcune testimonianze eccezionali. È venuto fuori l'Arringatore, uno dei monumenti più celebri, un bronzo eccezionale, ancora conservato al Museo Archeologico. È venuta fuori la scultura più famosa in assoluto, la Chimera di Arezzo, trovata mentre si facevano scavi alla fortificazione in corso d'opera di Arezzo. È venuta fuori un'altra scultura, la Minerva di Arezzo, ma soprattutto l'Arringatore e la Chimera sono ancora oggi tra le sculture in bronzo più celebri del mondo etrusco. Ma nel mondo etrusco quanto si sapeva? Non si sapeva molto. Alcuni scavi occasionali avevano fatto venire in luce tombe, avevano fatto venire in luce corpi,
divisioni, come si potevano leggere, non si sapevano leggere, ancora oggi Etrusco presenta tanti punti oscuri sotto il profilo della lettura, o meglio della comprensione. Si può leggere oggi l'Etrusco, ma è come se noi leggessimo parole scritte con caratteri latini. Il problema è conoscere il significato di quelle parole. Ecco dunque Cosimo II, curiosissimo del mondo, ha un'opportunità. Thomas Dempster è un celebre cultore di studi archeologici, è un esperto dell'età classica, e cosa chiede? Non solo che Dempster insegni il diritto romano a Pisa, ma che dedichi il suo tempo a scrivere un'opera dedicata alla civiltà etrusca. E Dempster ha il compito di scrivere un volume sulla storia etrusca, 1616. E Dempster, noi sappiamo, lavora a lungo a questo tema. Dempster è un personaggio complesso, dalle testimonianze che noi abbiamo, è un personaggio singolare. Galileo era stato accusato di essere infuocato, di essere un uomo iracondo, niente a confronto di Dempster, notissimo per le sue liti, le sue questioni. Aveva però Dempster il sostegno di Cosimo II, e Dempster era incaricato di realizzare questa grande opera. Ma i medici erano sempre stati molto abili nell'utilizzare ogni occasione per giungere a una affermazione della propria ideologia. Il mondo etrusco si prestava a interpretazioni molto difformi. Il mondo etrusco era stato celebre proprio per libere città-stato, le cosiddette lucumonie, libere città-stato, che si erano affermate e che avevano in conto un ruolo indipendente e che avevano raggiunto accordi di tipo federale. Questo era piaciuto enormemente nella Firenze repubblicana. La Firenze repubblicana aveva esaltato il mondo etrusco proprio perché il mondo etrusco forniva l'esempio più bello, storicamente affascinante, di libere città-stato, che potevano poi raggiungere una confederazione. Chi aveva esaltato il modello etrusco confederale? Il pensatore politico più celebre di tutti i tempi, Niccolò Machiavelli. Se voi prendete i discorsi sopra la prima decada di Tito Livio, il modello etrusco di federazione di libere città-stato è presentato facendo riferimento allo Stato che ha la struttura confederale più interessante. Ce l'aveva già allora, oggi ce l'ha la Svizzera, e Machiavelli parla esplicitamente del modello svizzero. Il modello svizzero che dovrebbe per i toscani essere un modello naturale, perché i toscani hanno la tradizione etrusca. Ma quando i medici raggiungono il potere, soprattutto dopo il 1530, quando nasce
e soprattutto raggiunge il potere Cosimo primo dei Medici, la realtà politica si rovescia, non libere città-stato, ma una monarchia. Ma il popolo etrusco aveva avuto sovrani, certamente, e aveva avuto uno dei sovrani più celebri fra i sovrani italici, Porsenna, che era stato così forte da entrare in contrasto con Roma, e addirittura si ipotizzava che i primi re di Roma, i Tarquini, fossero etruschi. Ecco dunque il rovesciamento della posizione. Non le libere città-stato avevano dato forza e potenza all'Etruria antica, ma la monarchia. Chi era erede dell'antica monarchia? I Medici. Ecco dunque questa straordinaria eredità antica. Cosimo II, riprendendo la tradizione del nonno di Cosimo I, cosa chiede a Dempster? Di scrivere una storia dell'Etruria, ma questa storia dell'Etruria deve essere la storia di chi? Dei re di Etruria. E questa opera Dempster la realizza. Dempster la realizza, ma quest'opera avrà un destino singolare. Dempster scrive quest'opera e come la intitola? L'Etruria dei re. L'Etruria regale. Naturalmente questo testo in che lingua è scritto? In latino. De Etruria regali. De Etruria regali. E Thomas Dempster realizza questa opera, un grosso volume, di gran mole, ma occorreranno anni per portare a compimento quest'opera. Siamo nel 1616. Ma Cosimo II, quanti anni ha di vita? Muore nel 1621. Dempster lavora molto, nel 1621 ha di fatto terminato l'opera, ma con la morte di Cosimo II, il De Etruria Regali passa nel dimenticatoio. Perché chi governa nel 1621? Governa Ferdinando, il figlio Ferdinando II. Ma nel 1621 Ferdinando quanti anni ha? 11. È nato nel 1610, noi l'abbiamo visto. Quindi è un bambino di 11 anni. Non può lui governare. Chi ha dietro? La madre. E in questo caso Cosimo II ha dato delle disposizioni molto interessanti. Non solo la madre di Ferdinando II deve avere la reggenza, cioè la moglie di Cosimo II, ma Cosimo II vuole che anche la sua mamma, Cristina di Lorena, sia coinvolta nella reggenza. Per cui questo bambino di 11 anni ha dietro le spalle la nonna e la mamma, tutte e due, Cristina di Lorena e Maria Maddalena d'Anduino. Vedete, singolare destino della Toscana, essere retta per alcuni anni da due figure femminili che sono straniere. Cristina di Lorena è francese, Maria Maddalena è austriaca. E il libro di Dempster
manoscritto viene messo nella biblioteca che si trova a Pasolini e lì rimane a lungo, lì rimane a lungo. All'inizio del Settecento, quando ormai la dinastia Medici vive momenti drammatici perché si profila all'orizzonte l'estinzione, un viaggiatore inglese, Thomas Coke, conte di Leicester, viene in visita a Firenze per il suo grand tour. Thomas Coke è un uomo molto ricco, viene a Firenze, in Toscana, per visitare, conoscere, per comprare le cose più curiose, più interessanti che gli possono capitare. Questo testo di Thomas Dempster, scozzese, era rimasto nella biblioteca e questo testo era completamente ignorato, trascurato. E un erudito di corte ebbe la possibilità di ottenere questo testo e lo offrì a Thomas Coke perché lo mutasse. Thomas Coke rimase colpito non tanto dall'argomento quanto dall'autore. Lui, che veniva dall'Inghilterra, trovava a Firenze un manoscritto di uno scozzese che aveva insegnato a Pisa, mi piacque molto questa idea, comprò questo manoscritto, si rese conto della qualità di questo lavoro, della importanza di questo lavoro e si mise in contatto con il Gran Duca. In quel momento era ancora presente decrepito, vecchio, più che ottantenne, Cosimo III, accanto. Cosimo III muore nel 1723. Accanto a Cosimo III, suo figlio Gian Gastone, che sarà il nuovo granduca alla morte di Cosimo III. E Thomas Coke volle offrire a Cosimo III e a Gian Gastone la pubblicazione di questo testo. E noi vediamo l'incredibile. Questo testo, che era stato iniziato nel 1616, vedrà finalmente la luce fra il 1723 e il 1727. Occorrono anni per la realizzazione di questa opera, dal 1723 al 1727. Da chi viene stampato? Dalla stamperia più importante, è legata alla corte granducale, e a chi viene dedicata l'opera di Dempster? Non a Cosimo II, ormai morto da tanto tempo, viene dedicata a Cosimo III, il primo volume, e a Gian Gastone, il secondo volume, perché l'opera si compone alla fine di due grossi volumi. L'opera di Dempster è, come un po' più stretta di questa borsa, due volumi così. E questa è l'opera più bella in assoluto dedicata al nuovo Gesù, perché Thomas Coke non ha parlato spesso. E cosa ha voluto? Non solo che venisse stampato il testo di Dempster,
che venisse aggiunto a questo testo un commento del massimo etruscologo del momento. Chi era il massimo etruscologo negli anni 1723-24 a Firenze? Filippo Bonarroti. Filippo Bonarroti. Ma Filippo Bonarroti chi era? Discendente diretto di Michelangelo Bonarroti, che viveva nella casa Bonarroti di via Ghibellina, e figura eminente nella amministrazione granducale. Filippo Bonarroti era uno dei 48 senatori di nomina granducale, quindi una figura centrale. Oltre a essere un grande erudito, era anche uno dei consiglieri dello stesso Cosimo III. Quindi il testo identico, il commento di Filippo Bonarroti, ma 1723-24, in che anni siamo? Siamo in anni in cui l'illuminismo comincia a diffondersi. E qual è uno dei caratteri essenziali dell'illuminismo? La comprensione, la comunicazione. Attraverso le parole, troppo poco, attraverso le immagini. Quindi si coglie l'opportunità, vista la grande disponibilità economica di Thomas Cook, l'aiuto della Corte Medicea, per pubblicare in immagini, quindi con un corredo di incisioni, tutte le antichità etrusche che sono state trovate. Un'opera dunque incredibile, che comprende più di 100 tavole incise, alcune di questa grandezza come volumi, con le sculture più celebri, altre tavole più piccole che rappresentano, suddivise in spazi, vasi, sculture più piccole, utensili. Quindi tra il 1723 e il 27 noi abbiamo, grazie alla pubblicazione di Dexter, il quadro delle antichità etrusche allora conosciute. Pensate dunque alla importanza di questo lavoro di Dexter, che viene finalmente alla luce dopo tanto tempo, e all'importanza di Cosimo II, che ha voluto questo lavoro, e Dexter è indubbiamente l'interprete più interessante. Naturalmente Dexter, nello scrivere quest'opera, cerca di compiacere il più possibile il committente, Cosimo II. E come lo compiace? Lo compiace, per esempio, inventando una etimologia. Ma il cognome Medici, da dove deriva? Secondo Dexter, il termine Medici è un termine etrusco. Da cosa deriva? Dal termine etrusco, inventato da Dexter, Medix. Come si interpreta il termine Medix? Suprema autorità. Dunque i medici cosa rappresentavano? Fino dall'epoca etrusca, la suprema autorità. Questo piacque enormemente, come potete capire, a Cosimo II, perché Cosimo II opera in modo straordinario. Galileo pone l'immagine dello stemma Medici in cielo e il nome dei Medici in cielo. Thomas Dexter lo collega
alla più antica civiltà toscana, dicendo che il termine medici è addirittura un termine etrusco. Quindi vedete, questo Granduca opera in un modo realmente incredibile. Il testo di Thomas Dempster, dunque, è uno dei testi più importanti. 1616, Thomas Dempster lavora molto per portare a compimento questo studio, questa ricerca. Nello stesso 1616, Cosimo II non dimentica un fedelissimo servitore della causa medicea. Chi è? L'ammiraglio più celebre della flotta dei Cavalieri di Santo Stefano, Jacopo Inghirami di Volterra. E Jacopo Inghirami ha compiuto imprese straordinarie, combattendo contro questi pirati, combattendo in vari luoghi, e Cosimo II vuole dargli un grande riconoscimento. Noi sappiamo che i medici potevano conferire i titoli nobiliari. Ebbene, il caso di Jacopo Inghirami è uno dei più interessanti. Jacopo Inghirami, abbiamo visto, crea il palazzo, mette sulla porta d'ingresso del palazzo di Volterra il busto di Cosimo II, si fa una bellissima cappella ancora esistente nel Duomo di Volterra. Ma nel 1616 cosa gli dà Cosimo II? Il titolo di marchese. Ma naturalmente questi titoli sono sempre connessi a un feudo. Quale feudo viene dato a Jacopo Inghirami? Il feudo di Montegiovi in Maremma, il feudo, piccolo feudo, che però è indicativo di una posizione sociale raggiunta. Quindi Jacopo Inghirami, dal 1616, marchese di Montegiovi. E questo è un altro elemento interessante. Voi vedete come i medici possono conferire i titoli nobiliari e sostanzialmente dare dei riconoscimenti ufficiali, altisonanti, a famiglie che sono state legate a loro. E la Maremma è una riserva interessante di luoghi. Ricordavo l'altro giorno Paganico, Antonio dei Medici, i Ridolfi saranno fatti marchesi di Monte Sessolaio, per esempio. Ecco, i medici danno questi riconoscimenti alle famiglie che sono più felici. La famiglia Inghirami a Volterra esiste ancora oggi ed è ancora oggi proprietaria del palazzo Inghirami di Volterra. Quindi voi vedete talvolta una straordinaria continuità. Quindi questa figura di Cosimo II è una figura che comincia ad assumere dei connotati sempre più interessanti. Sono in fondo trascorsi pochi anni, però vedete quante realizzazioni e come questo nome mediceo venga sempre più celebrato, circondato da fama. La prossima volta, mercoledì prossimo, vedremo altri eventi interessanti. Avete delle domande?